le rievocazioni in costume e i percorsi interattivi per bambini, l'evocativa performance reminiscenza di Frida Neri e Anissa Guisi fra reperti millenari, l'inclusività di un'archeologia vista attraverso il linguaggio dei segni di Enrico Belloni. Così il Museo Archeologico Liveriano ha celebrato il primo anno di riapertura in allestimento rinnovato da quel 13 dicembre di un anno fa che riconsegnò l'istituzione culturale alla città dopo un decennio di lavori di ripristino. Compleanno celebrato alla maniera in cui è stato trascorso il primo anno, all'insegna di interattività e multidisciplinarità. Quest'anno, allo scadere del primo anno, abbiamo pensato comunque di ricordare quel momento e di fissarlo in questo pomeriggio di festa e di poi sempre però pensando a quello che sarà e quindi continuando comunque a pianificare le nostre attività, le nostre iniziative, e dedicando parte del pomeriggio ai più piccoli, ai bambini, perché quello che vogliamo fare sempre comunque pensare ai più giovani, a quelli che insomma cresceranno, e l'idea che possano crescere anche conoscendo in maniera più dettagliata, ma anche in forma giocosa, se vogliamo, le origini della città di Pesaro, ma non solo della città di Pesaro, insomma, ci sembra un bel obiettivo da perseguire. In questo anno ha proprio rivoluzionato il sistema del museo, non è più il sistema frontale della passività di quello che uno vede, ma è proprio la volontà di farlo vivere e farlo proprio interagire insieme a soprattutto alle scuole, tanti ragazzi lo hanno visitato. Il museo conserva le radici della nostra popolazione, della nostra città, e narra esattamente perché siamo qui e perché siamo così e perché la città è così, e questo è un dono importante che noi facciamo alle nuove generazioni, perché tutto ciò che racconta una storia è fatto per chi deve costruire il futuro. Quindi i ragazzi, i bambini che costantemente cerchiamo di coinvolgere in attività culturali all'interno di questi ambienti, di questi spazi, sono particolarmente interessati a tutto ciò che vedono, perché non lo vedrebbero in nessun'altra parte dei loro luoghi che frequentano abitualmente. È un posto bellissimo, è un posto che sembrava un sancta sanctorum, ma che sta accogliendo schiere di giovani che vogliono capire che cosa c'è, quali sono i tesori nascosti da questi meravigliosi armadi, e per il Museo Liveriano dove è nato il nostro esistere. Qua c'è davvero un patrimonio storico incredibile, storico e archeologico, è un museo con un allestimento molto semplice, molto efficace, e quindi siamo molto contenti della vita di questo museo e in generale degli investimenti che stiamo facendo su questo palazzo. Tutti hanno visto l'impalcatura, purtroppo abbiamo dovuto anche interrompere via Mazza, però abbiamo ottenuto grandi risorse per sistemare tutto Palazzo Almerici, quindi avremo l'opportunità di riqualificare complessivamente questo luogo fondamentale per la storia della città, ma anche ovviamente per il suo futuro. Le impalcature che ci circondano potrebbero far pensare che in effetti la biblioteca e il museo siano chiusi o in procinto di chiudere. In realtà non sarà così, in qualunque modo sarà possibile, manterremo attive le nostre strutture, quindi sia la biblioteca che il museo, e chiaramente dovremo adeguarci a quelle che saranno le esigenze dei lavori importanti che vedranno la ristrutturazione dell'intero Palazzo Almerici, e questo devo dire che è un'occasione importantissima e fondamentale per noi, perché finalmente potremo avere, quando i lavori saranno finiti, una sede più sicura innanzitutto, e poi anche più adeguata alle esigenze di una biblioteca e di un museo come la nostra. Quindi lo continuiamo a dire, la biblioteca e i musei liveriani non chiudono, non hanno nessunissima intenzione di chiudere, anzi intendono proseguire sempre con un bel entusiasmo le attività già intraprese da qualche anno a questa parte.